feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh. Buongiorno da Gabriele Bonfiglioli e Giuseppe Gabrieli. Tanti temi per questa quinta puntata, quindi diamo subito il via. Vorrei chiederti, Giuseppe, qual è la partita finora, in un mondiale con tante emozioni, tanti gol allo scadere, qual è la partita che ti ha emozionato di più, quella che ti ha fatto sobbalzare dal divano? Beh, sicuramente Croazia-Argentina, ma direi più per l'errore grossolano di Caballero in porta, gol di Rebic. Poi la Croazia ha dimostrato di essere davvero una squadra stellare, con il centrocampo Modric, Rakitic, Brozovic. E poi anche Belgio-Tunisia è stato uno spettacolo per il calcio, un 5-2 per i Diavoli Rossi, e Lukaku e Hazard sugli scudi. E poi sicuramente anche la Colombia, un netto 3-0 sulla Polonia, che è stata, possiamo dire, una delusione di questo mondiale. La Polonia di Zamorani. Un altro risultato che ha fatto scalpore è stato il 6-1 dell'Inghilterra contro Panama, e su Panama andrò controcorrente, ma le favole come Panama ci hanno stufato. Io ai mondiali voglio vedere le migliori squadre, e Cile, Olanda e Italia fuori per fare posto a Panama non ci sto. Stati. Quindi Platini, segnatelo, 3 centroamericane sono troppe. E oggi in calendario alle 16 la Germania se la vedrà con la Corea del Sud di Son, che abbiamo visto, se il prossimo anno non vincerà la Coppa dell'Asia, dovrà fare una roba folle come il servizio militare e rinunciare a un lauto stipendio, alla sua carriera al Tottenham. In contemporanea il Messico affronterà la Svezia, e io non so te, ma la vedo molto male per i figli di Zlatan. Secondo me la sorpresa Messico basta un pareggino per passare la prima del girone, e poi con la Germania che andrà a valanga, secondo me la Germania sì, andrà facile con la Corea. E attenzione che va seconda, perché di là primo ci sarà probabilmente sarà il Brasile, quindi si prevede un Brasile-Germania. Il Brasile che se la vedrà con la Serbia, mentre domani ci sarà l'attesissima sfida fra i due bomber, Lukaku e Harry Kane, e già passati, quindi questo girone non ha più niente da dire, a parte chi dovrà essere primo o secondo. Vedremo chi è più solido delle esatto, due. Esatto, perché il Belgio molto forte davanti, ma ha scricchiolato un po' dietro. Mentre il girone H ancora apertissimo, con Senegal, Giappone e Colombia. Non so tu cosa ne pensi, io sinceramente la vedo male per le africane, per l'africana. Secondo me passerà la Colombia e il Giappone ha buone chance. La Colombia con la Polonia mi ha veramente impressionato, squadra molto solida, non pensavo. Dispiace con per tanto il talento. Senegal. Dispiace per il Senegal, il simpatico Senegal. E ora passiamo alla folle notte di San Pietroburgo, in cui l'Argentina è riuscita a sovvertire ogni pronostico e a passare i gironi, vincendo 2-1 contro la Nigeria, gol di Messi e nel finale gol al volo di Rojo, che fra l'altro, casualità del destino, aveva segnato l'ultimo gol con l'albiceleste proprio nello scorso mondiale contro la Nigeria. Ma Giuseppe, vorrei chiederti, dove, con tutte le difficoltà che ha, dove può arrivare questa Argentina? Riuscirà a passare contro la Francia? Gli ottavi con la Francia, Gabriele, secondo me sono davvero duri da affrontare per l'Argentina, e per quello che ha dimostrato nei gironi la vedo davvero dura. Ieri non è stato uno spettacolo in campo, lo spettacolo era più sugli spalti, a vedere Maradona esultare, poi sentirsi male anche, ma l'Argentina non ha impressionato. San Paoli ha dimostrato di non avere poche idee, molto confuse, quindi sarà dura con la Francia, che è solida e poi ha davanti Mbappé, Griezmann, la difesa dell'Argentina non credo sia all'altezza, Giroud. Non credo sia all'altezza. Secondo me dovrebbe essere messo in discussione anche Mascherano, che ormai a centrocampo gioca col sarcofago, non riesce più a muoversi. Ma il mondiale non è solo gol, non è solo calcio, ma anche tifo e tante cose. Curiosità che il nostro Cedolin, Gianluca Cedolin, ha raccolto per noi. Grazie ragazzi, oggi voglio raccontarvi tre storie. Allora, se Zamorani ha già perso quasi 100 euro di schedine,
Lì Robinson poteva fare il colpo grosso e vincerne 5.000, gli bastava che Cross segnasse un gol da fuori area, ma come possiamo vedere nelle immagini la punizione è stata toccata prima e l'ha calciato quindi da dentro l'area di rigore, e per questo motivo non ha vinto una bella fortuna questo tifoso inglese. Un'altra storia molto particolare è quella di tre amici svizzeri che hanno preso un trattore del 1964 e sono andati fino a Kaliningrad per assistere a Svizzera-Serbia, facendo 1800 km in 12 giorni e raccogliendo anche 15.000 euro di fondi per dei bambini in difficoltà. Ultima storia di cui non avete assolutamente bisogno, ma che io vi racconterò, è il fatto che il Giappone ha dovuto potenziare la rete idrica dopo che durante la partita contro la Colombia ha rischiato il collasso perché troppe persone sono andate in bagno durante il fine primo tempo e al termine della partita. E con questa rubrica assolutamente inutile, ma che ho voluto preparare per voi, vi restituisco la linea e vi ricordo che se non ha ancora chiuso in cronache mondiali ha già chiuso Balalaika, un motivo ci sarà. Grazie Gianluca, ma ora passiamo alla domanda che tutti noi ci stiamo facendo da due giorni. Ronaldo era da espellere o no? Come sta andando il VAR a Russia 2018 e se gli arbitri ci stanno dando dentro con la vodka? Ne parliamo con Irene Moretti. Grazie Gabriele e benvenuti e benvenute al VAR dello sport. Questo è senza ombra di dubbio il mondiale più tecnologico nella storia della Coppa del Mondo. È stata introdotta dopo una fase di sperimentazione in diversi campionati la tecnologia VAR. Il primo rigore assegnato grazie al VAR nella storia dei mondiali è stato durante una delle prime partite tra Francia e Australia. Al 55esimo Griezmann viene atterrato in aria dal difensore australiano Josh Risdon. L'arbitro Cugna, uruguaiano, lascia giocare per poi essere richiamato dalla VAR room e assegnare il rigore ai transalpini con Griezmann che non sbaglia. VAR protagonista anche nella partita di lunedì sera tra Iran e Portogallo, con Cristiano Ronaldo graziato soltanto con un cartellino giallo per la gomitata sul giocatore iraniano e successivamente per il rigore assegnato all'Iran per un fallo di mano nell'area portoghese. La partita di lunedì sera tra Iran e Portogallo è stata comunque molto emblematica di come alcuni arbitri abbiano ancora qualche difficoltà nell'interpretazione e nella gestione del VAR, e anche in questo mondiale permangono gli episodi molto dubbi. Emblematica è stata la partita fra Svezia e Germania. In particolare l'episodio che ha visto protagonisti Berg, attaccante della Svezia, e Boateng, difensore tedesco. Berg lanciato a rete con soltanto Neuer davanti, Boateng lo atterra in area. È una chiara occasione da gol, da manuale andrebbe concesso rigore e espulsione a Boateng. L'arbitro, invece, il polacco Marciniak, non solo lascia correre, ma non chiede neanche l'interpretazione da parte della VAR room. Niente check, niente rigore e Germania che vince, forse meritatamente, nei minuti di recupero grazie a un super gol di Kroos. Sicuramente il VAR farà ancora discutere durante questi mondiali. Linea allo studio e grazie dell'attenzione. Ma non c'è solo il calcio a Russia 2018, ma scende in campo anche la politica con l'esultanza contestata dei giocatori della Svizzera, Shaq e Shaqiri. Ce ne parla Valerio Castrignano. L'ombra del ricordo della guerra nei Balcani spunta nel mondiale russo durante la partita Svizzera-Serbia finita 2-1 per gli elvetici. I giocatori svizzeri di origine kosovara, Chaka e Shaqiri, hanno esultato facendo a doppie mani il simbolo dell'aquila albanese, ridendo i serbi e inneggiando all'indipendenza del Kosovo dal governo di Belgrado. Una secessione, quella dello Stato balcanico, autoproclamata nel 2008 e arrivata dopo la guerra combattuta tra il 96 e il 99 tra i serbi e i separatisti di origine albanese del Kosovo. Il gesto e l'indulgenza arbitrale hanno spinto la Serbia a presentare proteste ufficiali contro la FIFA, mentre i due giocatori sono stati multati. Continua invece la favola della Croazia, vincitrice per 3-0 contro i maestri argentini e che vanta una vera generazione di fenomeni alla ricerca di una rivincita sulla vita.
I ragazzi in campo sono infatti i bambini sopravvissuti alla guerra civile che insanguinò i Balcani tra il 91 e il 95, che portò alla disgregazione della Jugoslavia. L'infanzia difficile avrà contribuito a formare il carattere di un leader come Luka Modric, che vide con i suoi stessi occhi uccidere il nonno, come ha raccontato il direttore sportivo Josip Bailo dell'NK Zadar, primo club del numero 10 croato. Modric fu costretto a vivere con la sua famiglia in un albergo a Zara, dove dimenticava gli orrori della guerra giocando a pallone. Infanzia difficile anche per Mario Mandzukic, che nel 1992 dovette abbandonare la sua terra per sfuggire alla guerra, facendovi ritorno solo nel 96. Era scappata dei Balcani anche la famiglia di Mateo Kovacic, nato nel 94 in Austria. La città dei genitori del centrocampista era Kotor Varoš, dove si registrarono alcuni tra gli episodi più sanguinosi del conflitto. Oggi questi ragazzi sono protagonisti di un mondiale di calcio e, inseguendo un gol, cercano la loro rivincita sulla storia e sul dolore. Torniamo in studio per parlare di schedine. Epurato il nostro Giorgio Zamorani, che si era giocato la casa sulla Polonia, difatti subito fuori dopo due giornate. Ne parliamo con Gianluca Mavro, che è qui in studio con noi. Ciao Gianluca. Ciao a tutti, eccoci di nuovo alla nostra rubrica ludopata sulle scommesse sulle partite dei mondiali. Oggi toccherà a me non far rimpiangere il buon Giorgio Zamorani per darvi suggerimenti sulle migliori quote delle partite che ci saranno oggi. Iniziamo con Corea-Germania. La Germania ovviamente deve vincere, ma probabilmente non sarà facile e le gambe balleranno un pochettino, quindi per questa partita abbiamo scelto il segno 2, accompagnato però da un leggermente rischioso, perché a noi il rischio piace sempre, under 3,5. Quindi la partita non dovrebbe finire con troppi gol. Poi, sempre nello stesso girone, avremo Messico-Svezia, che si giocherà appunto in contemporanea. E qui è molto goloso il segno 1, col Messico sulle ali dell'entusiasmo, che comunque è costretto a fare punti. E andando all'altro girone, vediamo che la Svizzera è sicuramente favorita col Costa Rica. Il segno 1 a 1,70 è abbastanza invitante e non possiamo lasciarcelo sfuggire. Passando a Serbia-Brasile, match anche questo delicato per il passaggio del girone, con il Brasile che dovrà almeno pareggiare, la Serbia invece è costretta a vincere. In questo caso ci sembra abbastanza probabile la vittoria del Brasile, segnata a 1,50, ma per alzare la posta in palio suggeriamo di aggiungere una piccola combo, come nel caso della Germania, e rischiare un po' e propendere per il 2 con under 3,5. Anche la Goldman Sachs ha fatto le sue previsioni per il mondiale e ha stabilito che la finale sarà Inghilterra-Brasile, però con Neymar e compagni che usciranno vincitori per la sesta volta e alzeranno appunto al cielo la Coppa del Mondo. Passo la linea a Giuseppe e il buon Gabbo. E ora passiamo ai gol. Nella seconda giornata di questo mondiale le punte si sono scatenate, oltre ai gol di Lukaku e Kane. Abbiamo scelto per voi la top 5 della seconda giornata. Quinta posizione per Son, l'attaccante della Sud Corea contro il Messico, il suo tiro a giro all'incrocio. In quarta posizione la trivela da urlo di Riccardo Quaresma. Terza posizione per Toni Kroos, il suo destro a giro sotto l'incrocio contro la Svezia vale il 2-1 per la Germania. Argento per Lingard, che segna il 3-0 con un fantastico tiro a giro. E non potevamo che concludere questa classifica con Luka Modric. Il suo destro contro l'Argentina è una meraviglia.
Siamo ai titoli di coda, però prima di salutarvi vorrei segnalare di seguire su Instagram la pagina In Cronache Mondiali, dove è pronta la finalissima del nostro torneo di WAGS. E in finale abbiamo Charlotte Pirroni, Miss Costa Azzurra nel 2014 e compagna del talentino francese Touvin, contro Shakira, una veterana di questa categoria e compagna dello spagnolo Piquet. Direi che dallo studio di In Cronache Mondiali è tutto. Un saluto da Gabriele Bonfiglioli e Giuseppe Gabrieli. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.